Ciao a tutti e benvenuti, come state? Spero tutto bene. Oggi ricettina facile facile ma di una bontà straordinaria. La torta ricotta e limone. Oltre ad essere genuina e leggera con il suo inconfondibile sapore fresco e delicato, questa torta meravigliosa vi stupirà per la sua incredibile sofficità. Qualità non sempre scontata per questa tipologia di torte, data la presenza della ricotta, che è un ingrediente tanto amato e molto utilizzato in cucina, ma che per la sua consistenza corposa tende ad appesantire gli impasti. Con il risultato di torte che purtroppo non sono così soffici e che, soprattutto per la mia piccola esperienza, non restano soffici nel tempo. Per ovviare a questo inconveniente, negli anni ho messo a punto questa ricetta, prestando particolare attenzione alle proporzioni tra gli ingredienti. E con un piccolo ma efficace segreto che con grande piacere vi svelerò passo passo durante la preparazione, ovviamente facile e veloce, realizzeremo sporcando solo una ciotola questa torta sofficissima e umida al punto giusto, perfetta per le colazioni e le merende di grandi e piccini. Ma direi di iniziare! Come prima cosa, preriscaldo il forno a 180 gradi. Fatto! Ora, grattugio la scorza di mezzo limone. Mi raccomando, non trattato e ben lavato. Che per comodità ho l'abitudine di mettere qui all'interno dello spremiagrumi. Fatto. Poi di questo limone spremo il succo. Generalmente da un limone medio si ricavano circa 60 grammi di succo, quantità perfetta per profumare questa torta senza rendere troppo liquido l'impasto. Ovviamente 10 grammi in più o in meno di succo non fanno alcuna differenza, quindi non siate troppo fiscali. Fatto. Ora passiamo al segreto dell'imbattibile sofficità. Davvero molto semplice. Al succo e scorza di limone aggiungo 50 g di latte biologico a temperatura ambiente, intero o scremato come preferite. Copro e lascio riposare mentre procedo con l'impasto. Fra 2 minuti vi mostrerò che cosa è successo a questo composto magico. Recupero una ciotola bella capiente, la mia fidata frusta elettrica e sono pronta per montare 4 uova biologiche a temperatura ambiente. Inizio a lavorarle e quando tuorli e albumi sono amalgamati aggiungo a pioggia 180 g di zucchero bianco classico e lavoro per 4 minuti alla massima velocità fino a che risulteranno chiare e spumose. E voilà! Fatto! A questo composto meraviglioso che già mi mangerei così a cucchiaiate aggiungo l'ingrediente principe di questa ricetta, la ricotta. Io l'ho scelta biologica e ne servono 125 grammi. Questa quantità è quella ottimale per regalare alla torta l'inconfondibile sapore della ricotta e la consistenza leggermente umida, senza però appesantirla o renderla troppo densa e consistente. Ora è il momento del composto magico, latte e limone, quello che ho preparato poco fa. E guardate un po', il latte si è cagliato per via del succo di limone ed è diventato il famoso e irreprensibile buttermilk. Che si realizza praticamente da solo, perché basta far riposare il composto, ma che fa una grande differenza perché dona alla torta una sofficità incredibile che si mantiene intatta nei giorni. Aggiungiamolo. Per non annoiarvi non mi dilungo troppo su questo argomento, ma se volete sapere di più su questo strepitoso e magico buttermilk vi lascio qui sotto nell'info box il link del video di approfondimento che ho condiviso con voi lo scorso anno. Ma direi di procedere. Aggiungo l'olio, questo è di semi vari, grazie a tutti per questo Oscar, che peso direttamente nella ciotola così non sporco altri ciotolini. Ne metto solo 50 grammi, io uso questo di semi vari ma potrete usare il vostro preferito, girasole, mais, arachidi, come volete. Fatto. Ora il momento tanto atteso è dell'immancabile estratto di vaniglia. E metto un cucchiaino. Ma no. Ho cambiato musica oggi. Fatto. Do 2 giri ovviamente al composto per unire gli ingredienti, stando un po' attenta perché a questo punto è un po' liquido, per cui magari aziono a intermittenza per evitare gli schizzi. E siamo già arrivati all'ultimo passaggio, ovvero quello delle polveri. Mi servono 250 g di farina 00, un cucchiaio di fecola di patate, ma questa mai si mette a fuoco subito, perché? Ok,
un cucchiaio di fecola di patate assolutamente facoltativa mastra consigliata e una bustina di lievito per dolci da 16 grammi. Vi consiglio di setacciare le polveri tutte insieme, per cui io semplicemente cosa faccio? In un contenitore peso tutte le polveri insieme, quindi farina, il cucchiaio di fecola, la bustina di lievito. Se siete di fretta non è strettamente necessario setacciare le polveri, ma l'importante è innanzitutto mischiarle per bene, quindi semplicemente così con un cucchiaio mi assicuro che le polveri siano ben, che siano omogenee. E seconda cosa molto importante è quella di unire le polveri al composto che abbiamo preparato prima piano piano, quindi aggiungo metà polveri al composto e lavoro con le fruste a bassa velocità finché l'impasto risulterà liscio e omogeneo. Ok, ora aggiungo l'altra metà delle polveri. E di nuovo con le fruste lavoro finché il composto risulterà omogeneo e senza grumi. Meno di 20 secondi e l'impasto è pronto per essere versato nello stampo. Io ho scelto questo a cerniera da 20 cm, leggermente imburrato e ricoperto con carta forno, ma anche da 22 o 24 cm di diametro va benissimo. Verso l'impasto, che ha un aspetto meraviglioso, ok? Ma è profumatissimo! Ed è il momento di infornare a 180 gradi, forno statico, ripiano centrale, 50 minuti. Mentre la torta è in forno e ripulisco la cucina, tu sai diventare un altro. Ogni tanto le do un'occhiata e se a metà cottura risulta già dorata in superficie, la copro con un foglio d'alluminio e continuo la cottura alla stessa temperatura. Mi raccomando, dato che ogni forno cuoce a modo suo, per essere certi che la torta sia cotta a puntino, fate la prova a stecchino. Ho fatto la rima. Eccola, è pronta! Un profumo meraviglioso in tutta la cucina! Ora devo aspettare che si raffreddi completamente, ci vorranno circa 30 minuti, ci vediamo fra poco. Bene, la torta è fredda. No, non è vero, in realtà è tiepida, ma non ho resistito. Piatto da portata. Voilà! Non mi resta che darle un'abbondante spolverata di zucchero a velo e siamo pronti per l'assaggio. Ma ve la voglio far vedere prima intera così da vicino perché è bellissima. È lievitata perfettamente e le crepe che si sono formate in superficie lasciano intravedere un impasto sofficissimo e colore del sole, super invitante. Per cui direi di passare all'assaggio. Vediamo, manamana. Aspettate che così va bene. Mi vedete? La vedete? Sì? Vado. Profumissimo. Eccola. È fantasma super gorica morbidissima. Guardate qua. Guardate. Sono commossa. Vado così con le mani ormai. C'è poco. Che buona! Ha un profumo proprio di torta genuina. L'aroma del limone si fonde perfettamente con quello della ricotta e l'incredibile sofficità incorona questo capolavoro che conta pochi semplici ingredienti genuini ma che rendono questa torta davvero speciale. E ovviamente ve la straconsiglio. Se la rifarete fatemi sapere com'è andata lasciando un commentino qui sotto. Idem, se avete dubbi o domande scrivetemi, sarà un piacere per me rispondervi. Bene, spero che questa ricettina vi sia piaciuta, che la mia piccola esperienza vi torni utile e noi ci vediamo come sempre in occasione del prossimo video. Ciao! Ciao! Ma io riuscirò a resistere fino a domani a colazione senza mangiarti? Non credo. Adesso c'è il problema di quella boh. Give me some of your sweet love. Some